Ben ritrovati! Mettetevi in piedi, con le braccia tese davanti a voi, gambe dritte, inspirate, spalancate le dita delle mani, espirando, torcicate intorno ai pollici le dita, inspiro, spalanco le mani, espiro, di nuovo faccio i pugni, avvolgendo i pollici con le dita, questo fatelo per 10-20 volte, poi mantenendo i pugni, iniziate a ruotare, sempre con le braccia belle tese, gomiti tesi, da una parte, e dall'altra. Ora aprite le mani, inspirate e con respiro portate le mani sulle spalle, sciogliendo in questo modo i gomiti. Sia in avanti e di lato. Poi vi fermate, con l'inspiro sollevate i gomiti verso l'alto, con respiro li portate indietro, aprendo bene il petto e andate giù. Inspiro su, espiro, vado indietro, giù. Anche questo esercizio fatelo con calma, con un bel respiro lento, controllato. E ripetete sia questo che quelli precedenti dalle 10 alle 20 volte, che è un ottimo riscaldamento iniziale. Poi rilassate le braccia, ispirate e con l'espiro immaginate di andare a toccarvi i piedi con le mani, abbassate più che potete le vostre spalle. Inspiro, le sollevo, le avvicino alle orecchie, espiro di nuovo, abbassatele, abbassatele, abbassatele. Adesso rilassate le vostre braccia e andate a portare avanti il braccio sinistro e lo piegate. Mettete la mano destra vicino al gomito sinistro e poi tirate portando verso il braccio dietro. In questo modo. Contate 10 respiri e lentamente sciogliete. Fatelo anche col braccio destro, tirate bene, fate 10 respiri lenti e controllati, sempre dal naso e poi rilassate. Ora portate verso l'alto il braccio sinistro e la mano va dietro, la mano destra va sul gomito sinistro e tirate. Attenzione, quasi tutti fanno questo, che non va bene, dovete rimanere dritti, quindi magari la prima volta lo fate davanti allo specchio, cambiate anche il braccio e anche questo esercizio va mantenuto per 10 o 20 respiri. Se lo fate bene riuscirete presto a toccarvi le mani in questo modo, che è la posizione di Gomukhasana. Lentamente sciogliamo e adesso andiamo a prenderci le mani intrecciate dietro ai glutei. Le gambe sono dritte, larghe quanto il bacino. Inspiro, apro il petto, espiro, sollevo le mani, staccando le dita dei glutei e rilasso. Inspiro, espiro, apro, apro, apro. Fate questo movimento per diverse volte, 10-20 volte, fino a quando sentirete che la mobilità delle braccia è migliorata. Dopodiché piegate leggermente le ginocchia. Inspirate, con l'espiro stacchiamo le mani dai glutei e ci portiamo in avanti, piano piano piano. Man mano che scendiamo cerchiamo di portare le mani sempre più verso il soffitto. Quando arriviamo al massimo della posizione rilassiamo il collo, cercando di allineare il collo e la testa al resto della schiena. Manteniamo 10 respiri e poi lentamente, con un bel espiro, abbassiamo le mani e gradualmente ci riportiamo in posizione eretta. Intrecciate le dita delle mani, allungatevi un pochino verso l'alto e giù. Ci portiamo in posizione di quadrupedia, appoggiando le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Inspiro, portiamo tutto il peso in avanti, andiamo a sentire i polsi come lavorano. Espiro, andiamo indietro. Ancora espiro avanti, i polsi tirano, 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 espiro indietro, fatelo per 10 volte. E poi iniziate a ruotare in questo modo. Le ginocchia e le mani fanno da perno. E lavoriamo a 360 gradi sui nostri polsi, li sciogliamo molto bene. Poi vi fermate, unite
levitare i piedi, vi sedete sui talloni, camminate avanti, avanti, avanti con le mani, col passare toccano il tappetino e andate a appoggiare la fronte a terra. E mantenete la posizione per 20 respiri. Sentirete le vostre spalle lavorare in modo molto intenso. Se non riuscite a sedervi sui talloni non è un problema. Mettete sotto i vostri glutei, in questo modo, i cuscini che vi servono per poter poi fare la posizione. Camminate avanti con le mani fino a che il vostro corpo vi permette di farlo senza eccessive tensioni. Camminate, camminate, camminate e mantenete. Dopodiché appoggiate i gomiti a terra e rilassate in questa posizione tutto il vostro corpo. Per rialzarvi appoggiate le mani vicino alla testa, inspirate e con l'espiro lentamente vi portate di nuovo in posizione seduta. Spero che questi esercizi vi aiutino e vi siano piaciuti. Vi do appuntamento alla prossima puntata e per il momento ci salutiamo. Ciao e buona pratica a tutti!